Meglio. Oh, ora è perfetto. Aspetto che incontri Questa volta che hai detto è qualcheduno. perfetto, poi è zoppato tutto. Perché non avevo ancora incontrato della gente. Vediamo mo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, Ci devo perdonateci, fare ce l'abbiamo KDNT, fatta. eh? Raga, un po' di pazienza, un po' di pazienza. L'altro appunto, continuiamo a ringraziare Dani Kronos perché veramente ci hai salvato le chiappe. Perché sono delle rupie di Zelda? Ma in realtà che io ricordi dal poco che ho giocato a Minecraft, di cui so veramente zero, mi ricordo che la currency, le Ah, monete di sono... Minecraft sono quelle da sempre, e credo che il riferimento alle rupie di Beh, Zelda sia sia voluto voluto. sicuramente. Tra l'altro, mo, a parte che l'avete visto a scatti fino adesso, è veramente figo come gira bello fluido, bello... Adesso lo possiamo dire anche noi che gira Esatto. bello poi, no? No, è molto piacevole da vedere. Poi appunto, come dicevo, è bello che ci siano proprio i mostri, i nemici del Minecraft originale. Volevo provare a usare questa cosa esplosiva, volevo provare a usare. Però mi sono scordato. La pecora? Volevo uccidere la pecora. E niente, è andata così invece. Ma perché non devo sapere dove È un diablo cubico. Ma allora, a vedersi sembrerebbe una roba del genere. andare? Sì, mi chiedono dalla Sì, chat. Si beh, sembra tipo l'impostazione è assolutamente quella di Diablo. un hack and slash isometrico di Sì, quel beh, tipo. Sì. anche perché fare un hack and slash barra ARPG barra senza guardare a Diablo è praticamente impossibile. Cioè, anche se pensiamo Certo. ai migliori hack and slash sulla scena, che sono probabilmente Diablo 3, forse ancora meglio Path of Exile. Non ci ho giocato abbastanza per dare un vero giudizio perché è veramente molto molto complesso Path of Exile. Cioè, se prendete Certo. l'albero delle abilità vi mettete le mani nei capelli. Quello, ma pure tutti gli altri che sono usciti, come quello su Van Helsing, Torchlight. Torchlight, esatto. Cioè, è tutta roba che non può che guardare a Diablo. Che poi, in realtà, è probabilmente un pensiero un po' limitato, un po' limitante, perché se vogliamo ricordare i primissimi ARPG della storia, normalmente il primo ARPG della storia si fa risalire a Tokyo Xanadu della Falcom, che mi pare sia dell'87. Sì, dovrebbe essere fino agli 80, ora ti dico con Però anche esattezza. tutta la serie di Is, che forse è l'action RPG per eccellenza se usciamo dal mercato occidentale, se noi pensiamo a... Cioè, vabbè, magari è più comune pensare a Kingdom Hearts, però in realtà storicamente gli action RPG alla Falcom, il principe Is, è veramente gioco set partita. Infatti speriamo che venga una Certo. grafica che non ti strappi gli occhi il prossimo. Allora, il primo Xanadu per l'MSX è del Abbiamo detto 1985. Tokyo Xanadu, in realtà è l'ultimo. Sì, che è quello del Sì. 2015. Comunque, il primo Xanadu che è uscito per l'MSX è del 1985. Parliamo di una cosa. Però appunto, cioè, un po' tutto il genere deriva da lì. Poi Esatto. ovviamente Diablo è l'ARPG occidentale per eccellenza. E anche per l'importanza del comparto online. Vabbè, senza nulla togliere a Blizzard, che cioè, è probabilmente uno dei migliori team di sviluppo, che raramente ne sbaglia una. E l'ultima volta che ha proprio sbagliato era Diablo 3, infatti. All'inizio almeno. Sì, tra l'altro è ironico che appunto si parla di infallibilità e di aver inventato di fatto un genere, tutte queste robe qua. L'unica cosa che hanno sbagliato è Esatto. stato il revamp di una roba storica. Intanto ci saluta Lorena che è appena entrata in chat. Poi Ciao tra l'altro io Lorena. vorrei anche spezzare
una lancia per Blizzard, che comunque Blizzard secondo me oggettivamente non ne sbaglia una, però è pure vero che appena fa mezza virgola che non va bene a una fanbase che sta secondo me veramente eccessivamente a modello squadre di calcio, gli piovono addosso delle shitstorm fuori di testa. Perché loro hanno un modo di produrre giochi come servizio molto forte, quindi quando questo servizio viene sbilanciato di mezzo centimetro diventa un problema. Secondo me i servizi... Io me ne rendo conto nel mio su Overwatch, che adesso se non si sbrigano a far uscire il secondo capitolo il franchise potrebbe essere a repentaglio. Però secondo me perché stanno facendo delle scelte sbagliate. Ah sì, assolutamente. La community sta incazzata come le faine con qualsiasi cosa faccia Blizzard. Spesso, cioè, la gente si è incazzata per Overwatch 2, che voglio dire, per incazzarti per Overwatch 2 ti hanno detto non te lo devi comprare. Esatto. Cioè, come fai a incazzarti? Manco ti hanno chiesto i soldi. Il modello di business è interessante. Allora, ci chiede Velm se il gioco Minecraft Dungeons è possibile acquistarlo da Microsoft Store. Suppongo di sì. Sì, perché... sì. Ma però vi ricordo che è gratis con il Game Pass. Ok. Quindi insomma. Tra l'altro, perché una pecora ha tirato la carne di maiale e una mucca ha tirato una mela? Non ti fa domande. Tra l'altro, ricordo che il Game Pass, acquistando la versione Ultimate, è cross platform, quindi potete giocare alla. Potete giocarci sia su PC sia su Xbox. E il gioco, non in questo momento, ma in un secondo momento, dovrebbe avere il supporto per il crossplay tra piattaforme, ma non soltanto in Microsoft, anche su tra Switch, PS4, eccetera. Ottimo. Allora, nel mentre Lorena ci scrive, diciamo che l'altro lato della medaglia è l'accusa di Blizzard di creare degli universi videoludici con una base forte di fan. Sì, certamente, ma è anche l'altra faccia della medaglia di creare di base, progettare dei giochi come dei servizi, perché tutti i giochi Blizzard storicamente sono pensati come servizio, quindi aggiornabili, giocabili online e tutte queste robe qui, e quindi c'è anche quel problema lì, bisogna fare un po' di economia in tal senso, accettare questa questione. Luca, non ti sento più? Non sto parlando. Ah, ok. Stavo facendo un attimo di management del mal di schiena, che è il mio compagno di live, lui ti ha sostituito. Tipo almeno ogni live mi lamento del mal di schiena e ho smesso di bere acqua durante le live. Ah beh, ecco, non so se ci hai guadagnato ad avere il mal di schiena, non avere più l'acqua. No, non però bere più poi l'acqua. Ogni 5 minuti vado al bagno, c'è questo problema che mi piace l'acqua con un po' di minerali, quindi fa tipo via diretta. Sì, come tra l'altro potevate vedere in una clip, esatto, di una live di qualche giorno fa, Luca preferisce basso residuo, esatto, fisso, però con accettando il compromesso di dover andare al bagno spesso. Infatti il problema è che non si riesce proprio a gestirla la sera, cioè per vederti una puntata di una sitcom metti due volte pausa per vedere quei 25 minuti di How I Met Your Mother, capito, perché stai là ogni tanto devo andare al bagno un'altra volta e poi mi viene pure per culo, capito, perché nel supermercato sto là che mi guardo le acque quando non trovo la Sant'Anna. Salutiamo la gestione della Sant'Anna, se volete mandarmi dell'acqua io la bevo a ruota durante gli stream, quindi se volete mandarmi delle casse di Sant'Anna mi va benissimo. Questo è il momento in cui io facevo networking, no, con le aziende. Giusto, perché bisogna comunque avere... E quindi io sto là e mi guardo tutte queste acque e mi guardo i residui fissi, i minerali, le cose, no? Mm-hmm. Niente, è lì che ti accorgi che hai superato i 30, eh? Sì, è in quei momenti lì che capisci che la tua vita, esatto, da posto scente è conclusa. Quando stai là, diciamo, vedi, devo chiamare a banca, e lì è finito tutto, è finito, che parli delle lavatrici, la prima bolletta, le lavatrici, quelle, capito, cose lì.
Ammazza quanto è bella sta lavatrice! Ma come fai a mettere bella lavatrice? Ah, qua c'è della gente in fuoco. Come Minecraft per quel tipo nulla che ci ho giocato, ma che mi ricordo che ho visto, che mi è sempre incuriosito. E da cosa che muori quando vai a scavare su terra che ti mangia lava, c'è gente che vuole. Cioè, mette... È molto bello questa cosa dell'esplorazione verso il basso che ha Minecraft, è fighissimo. Dal prossimo stage mi ricordi di alzare la difficoltà. These villages are free from the clasp of the villages. Questo overlay piccolino che ti compare in game. So, no, no, loro non lo vedono perché stanno le nostre facce sopra. Compare non quello grosso di Xbox che si vede di solito, ma uno piccolino nero che neanche si nota. Ah, bello. Una cassa? Fungo cappello della morte. Questo qua è il lab centrale, dove ora ci sta un fabbro. Guarda che bella casetta in lontananza. Ah, vedi, qua stanno le missioni. Io ho fatto questo qua, paludo miticcia. È veramente, con questo non è una roba che se ci giochi in quattro tipo ti svolta le serate. Eh sì. Poi è molto bello anche la mappa, sì. Mi piaceva molto come roba. Poi c'è questa roba di loot box che vorrei capire come funzionano. Perché posso comprarle con le rupie, balestra pesante. No, vedi, non me le fa comprare qua altra roba. Vediamo un po' questa roba di inventario, perché io ho una spada sfigatissima, evidentemente. Vedi, le spade... Però hai due armi nuove. Sì. La balestra mi va nella cosa dell'arco. Vedi, qui sta pure, rispetto all'arco è più potente ma è più lenta. Poi ho degli stivali che mi danno un breve pensamento vegetale in movimento. 5 secondi di tempo di recupero. Penso che sia una skill a questo punto. Ah no, un manufatto, vedi? Ci dicono che assomiglia a Zelda nei menu. In realtà, secondo me, è un po' la cifra dei menu del genere in generale. Adesso vorrei ricordarti che prima stavamo parlando di action RPG e ci siamo scordati Zelda. Non è proprio un RPG, però. Da questo qua, vedi? Il gioco d'avventura. Esatto. Proprio l'ABC dei giochi d'avventura. Questo qua aumenta la velocità d'attacco e di movimento. Fungo li fa entrare in frenesia, 8-3 secondi durata. Questi manufatti non ho capito se sono consumabili o meno. Se vedete, comunque gli oggetti hanno anche il grado di rarità, come è giusto che sia una roba di questo tipo. Io non so se mettermi le spadine e so veloci, una spiegazione tecnica ho fatto. Sì. Su cui però sul ok, stai mettendo il l'incantesimo anche sulle spadine, sì, piccole. Praticamente, se vedi, io prima ho fatto level up. Ogni level up ti dà un punto incantesimo che devi dividere tra le armi. Perché certo. Non è che ora posso rilivellarmi questo perché sono di livello 2. Potevo anche, vedi, pure il coso, la balestra. Velocità d'attacco per ogni colpo consecutivo. Ma questo è interessante, vedi che scala per... Ok, interessante. Abbiamo altre cose da scoprire qui. Io metto l'overlay della mappa che non c'è ovviamente. Presto in arrivo, beh, saranno anche delle quest giornali. Tra l'altro ci sta questa cosa un po' pixellosa intorno a questo cerchio, non so se la vedete. Che mi ricorda un botto, forse me lo sono flashato, Hyper Light Drifting. Hyper Light Drifter, sì. Drifter. Altro gioco d'avventura. Pazzesco, se a me è piaciuto un botto. Io non l'ho giocato, lo vorrò giocare quando avrò una Switch. Me lo compro contestualmente perché credo sia un gioco bello da giocare su, sì, Switch. Però pure su PC mi pare lo hanno regalato con Epic Game Store. Io me lo sono balzato perché sono pazzo e non ho fatto in tempo a riscattarlo. Tra l'altro ricordiamo a chi ci sta seguendo che potrebbero essere interessati. Su Epic Game Store hanno dato settimana scorsa GTA 5. E sì. voi siete perso, regà, non ci si può fare niente. Però c'è pure gente che si è lamentata pure di quello, Oh madonna santa. Ma è vecchio. Sì, ma è gratis. Ed è comunque una delle robe. E hanno messo oggi Civilization. Sid Meier's Civilization 6. Che comunque io non è vero che non sono un grande fan dei 4x. Sarei un grande fan
Se f- ah, vedi, mo mi alzo la difficoltà a stecca. Che stava al normale 1. Questo è tipo Diablo che c'ha. Sì. Le cose. I tier. In realtà è che non li capisco i 4 per. Cioè, sono troppo stupido per giocarci, capito? Dice un tipo di gioco troppo raffinato. Esatto. Ho avuto un momento molto impegnativo in cui stavo chiuso con. Europa Universalis. Che è più un gran strategico. They conjure up all manner of brews to empower the Arch Illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the Illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many. Beh, la traduzione in italiano è quella. Eh no, però è tradotto pozioni, era tradotto. Ah, ok. Una cosa che pure in Naruto nella traduzione, non mi ricordo quale, ci stava. Non mi ricordo chi è che beveva, forse Jiraiya. No, la. Uh-huh. Come si chiama la. Locale. Tsunade. Tsunade, esatto. E era tradotto tipo con la pozione magica. Non so se era nella versione americana o cosa. Vedi, mo sono un po' più. Fanno pure molto più male, fanno. Ok, mo tocca cominciare. Ho preparato la mano per. Si tocca fare un po' più di tattica, esatto. Adesso. Due mani. Le frecce sono, non sono infine, mi sono incastrati in una cosa stupidissima. Ma le frecce hanno tutta un'altra ragione d'essere, eh? Eh beh, sì. Adesso che hai bisogno di tenerle a distanza è tutta un'altra storia, ovvio. Però è vero che il gioco, cioè, prima era veramente fatto per chiunque. Facilotto. Sì. Ora invece c'ha. Mi stavo dicendo, rimavo un momento di chiusa terribile con Europa Universalis, in cui cercavo di fare l'unità d'Italia, tipo nel 500, prendendo lo Stato Vaticano. Ovviamente non mi è mai riuscito perché non sono assolutamente capace. E la cosa. Anticipare la storia di 300 anni. Esatto. E andavo intanto in fissa che c'avevo come foto profilo di Facebook la bandiera dello Stato Vaticano. Io non sono neanche credente, capito? Allora, vediamo un po'. Io queste mappe tipo sopra mi fanno veramente volare. Non so perché c'ho questa cosa da quando sono ragazzino. Oh, dell'overlay. Madonna. Sì. Della mappa. Ho fatto una qua cazzata, c'è di tutto. Allora, le pozioni mi sembrano però infinite con il cooldown. Sì. Intanto noi ridiamo e scherziamo, ma possiamo potenziare della roba. E la più utile mi sembra la balestra. Sì, perché avevi quella cosa lì dell'infinito. Questo qua è buono, però vedi, alcuni colpi contengono una carica temporizzata che esplode un secondo dopo l'impatto, una ogni 5 colpi. Ah, secondo beh. Secondo me quando stai tipo. Però ho fatto una cazzata, vedi? Perché questa qua andava messa sull'arco che c'ha più cadenza di tiro. Ah, cacchio, è vero. Beh, dato ho tipo 3 frecce, quindi non si pone proprio il problema. Però mi sento un po' come quando gioco a Final Fantasy XIV che ho le ditine pronte a fare il pianista. Dovremmo fare come fanno gli esportivi e le esportive su Twitch, che mettono anche la camera sulle tue dita per vedere quanto sei skillato. Finite le frecce? Questa è una bella pensata. Ah, però 20 me ne ridate. Ah, no. Le trovate in giro. Dove sta? Ok. Quello si è incagliato, quindi lo lasciamo là. Oh, madre. Ma sbaglio, la dinamite fa un delirio, sì, di danni. Tipo il panico. Pure dietro. Ah, ci stanno pure le vite, vedi?
Ah, ok, c'è anche le vite rimaste prima di fare game over. Beh, interessante. Quindi a che servono tutte queste braciole? Salute? Non lo so. Vorrei capire se sto gioco è pensato che è più comodo col pad, lo sai? Sai che ho idea di sì? Perché sto cercando di ricordarmi bene come si gioca. No, è pure. E mo c'ho un po' di difficoltà a mettere il pad. Vabbè, direi che puoi tranquillamente proseguire con mouse e tastiera. Questa cosa mi mette una difficoltà. Cos'è quel gigantesco? Sono quelle due pallette. Sono molto sfiziosette, eh? Sì, sembrano tipo delle caramelline. Esatto. Tra l'altro si sdoppiano quando li. Quando gli fai danno. Lorena dice che gli mette ansia Europa Universalis. Anche a me, sì, molto. Beh. Tutti gli strategici complicati di quel tipo mi angosciano. Vediamo abbastanza. Gli amici che ci giocano, però è un gioco da folgorati, raga, stateci. Non c'è niente tipo di Claudio. Claudio che è un grande fan degli strategici, è chiaramente una persona con degli squilibri, lo sappiamo tutti. Io poi ora ci riprovo ciclicamente, poi capisco che sono troppo stupido per giocarci. Questo? Oh, buoni! Il Mortan Guerrieri. Che è? Guarda che trick che t'ho fatto, ridi. È uscito proprio cuotissimo, comunque non volevo. Dice Lorena che quei giochi lì come Europa Universalis piacciono ai suoi colleghi storici dell'università. Beh, posso capire. Posso capire. Me ne vado proprio. L'ho buttata per non farmi colpi io praticamente, C'era quello il mio scopo. Oh. Time for fugone. Poi ci vorrebbe tipo Ben Hill, esatto, di sottofondo. Anche perché sono tutti perfettamente in fila, quindi è proprio Ben Hill. Aspetta, ci ho trovato un veste dell'evocazione. Un cappellone. Che mi cambia? Più 22 salute, una cosa qua per picchiare. No, ma che evocazione, io picchio. Oh, no, sì. Tra l'altro sono sempre pochi i nemici nelle arene, vedo. Madonna. È vero pure che un gioco di questo tipo con pochi nemici è sempre come farsi la doccia con l'impermeabile. Ah no, certo. Poi devo dire, gira pure stra bene, stra fluido, non perde un colpo. No, ma è certamente piacevole. Vogliamo metterlo un po' alla prova sotto il profilo del peso. Ci proviamo? Vai. Prima devo levarmi questi perché sennò. Guarda quanti sono carini loro! Che bei sorcetti! Sono molto carini quei cosetti. Cosetti imbalzanti che si sdoppiano. Peccato sdraiarli. Questa cosa serve? Pozione di forza. Questa ci serve. René, tu mi devi dire se questo ti serve. Serve. A me questo mi serve tutti i giorni. No, ce ne stanno altri. Vabbè, a sto punto spammiamo tutte le cose insieme. Vai. Spacca tutto. Questo esplode, mo? Ma che mi sa che... Io l'ho flashato che esplode, non lo so, Sì, allora, teoricamente loro si avvicinano e il loro obiettivo è quello di esploderti in faccia. Però se li ammazzi prima non hanno problemi, sì. Non ti danno problemi. Vai, alziamo tutto, alziamo. Muoio, come crasha il gioco e sono un cretino, tipo.
O crasha lo stream. E farebbe ridere. Così è molto bello. Così è veramente bello. Cosa? Con tutte queste particelle, con gli shader. Con le texture a mega risoluzione. Dai, stiamo facendo anche un servizio per le prestazioni. A livello di fluidità dello stream è esattamente come però prima. Però vedi, non li fai così. Applica, sì. Vedi, però non con tutto al massimo, in realtà vedi, fa 51. Vedi, non li fai 60. Forse sono i particellari che gli pesano. Può essere. Ragazzi, se vi annoiate a vedere gente che smaneggia con le impostazioni, che mi diverto molto. No, un po' tutto che gli pesa. Rimettiamolo com'era, va? Sì, forse è meglio avere un frame rate alto. Questo. Gira come prima, gira, che è successo? Non gli ho levato le cose? Ma perché gira come prima? Anche a livello di qualità grafica mi sembra identico. Infatti non è che non ho levato niente. Perché mo è diventato 144 fps? Chi ha detto? No, vedi, è normale, mo è... Prova a mettere nessun limite. Di cosa? Di FPS? Mm. No, vedete, c'è proprio un problema di... Guarda, lo vedi lui come zompa? Ah sì, salta da 100 FPS esatto. A 40-50. Infatti è terribile da vedere. Perché c'è strada qua, te fa proprio un... Niente, raga, doveva esserci il momento in cui smaneggiava con le impostazioni. Vediamo se a 60 come va. Non è molto stabile comunque. Io però non so. Ah, lì c'è un'altra roba che devo aprire, vedi? Poi ho messo limite 60, ma fa 80. Boh, fa un po' il cazzo esatto. Che gli pare, evidentemente. Sempre per citare Boris, il cazzo che gli pare fa l'artista. Poi lo levo quel counter d'FPS che mi sta mandando il manicomio. Sì, che tra l'altro è una funzione che io non ho mai trovato. Non gli ho mai trovato senso per l'utente finale. Cioè, se sei un. Io su Steam ce l'ho fisso. Sì? Non lo so, io non ci trovo niente di. Sono io, probabilmente quello che sbaglio. No, ma io mi rendo conto che sia una cosa un po' patologica la mia. Perché lo guardo, poi se vedo che mi scende sotto un cot, rosico da solo praticamente. È giusto. E quindi mi rimetto a smanettare e ci passo una quantità di tempo a fare questa cosa veramente inutile. Però è. Cioè, a volte è utile perché ti fa capire. Cioè, dove sta il problema, capito? Che magari un gioco ti va male, devi un po' affinarlo e capisci cosa ti fa recuperare un po' di... Certo, scalando delle cose riesci a metterlo a posto e farlo andare come dovrebbe. A volte è utile pure perché dici, oddio, ma lo so immaginato che sta cosa stava andando male oppure è vero? Certo. Ma infatti io più gioco col PC, più quindi il PC invecchia, più rivaluto le console. Perché cioè fino a che c'è il PC che ti regge tutto non si pone assolutamente il problema. Quando però poi invece comincia a diventare una cosa più che devi correggere tutto, sta attento, è un po' meno divertente. Chiaro. Poi invece c'è anche un po' un alternarsi generazionale, per cui mo che usciranno le console nuove non ci avrà senso farsi un PC da tot mila euro, perché magari con 600 giochi simile su console. Poi a mano con le console lì dipende, perché io parlo solo lato gaming, bisogna capire
Ah no, certo. Proprio quel PC serve a tante altre cose, quello. Poi c'è anche da dire che bisogna capire, visto che non si è ancora visto niente, come le console gestiscono la nuova tecnologia del ray tracing. Perché sono abbastanza ancora non si è visto nulla. Ci hanno fatto talmente tanta campagna pubblicitaria su sta roba. Ah beh, certo. Che sarebbe assurdo che non ci hanno. Però visto che sarà appunto il benchmark su cui capire sì, tutto della prossima generazione. Questo? Fa paura, me fa oh. Pure male oltre che paura. Questo è uno dei, diciamo, boss finali del gioco originale. Quando entri nell'Ender World, che è appunto l'endgame di Minecraft, ci sono questi tizietti. Certo, se non mi fossi. Vabbè. Dove stai? No, ho sbagliato direzione. Un po' rognosa, eh? Lui c'ha. Vabbè, ce l'hai quasi, eh? Eh sì, il problema è che pure lui a me. Capito, per cui se mi incaglio. No! Finito questo combattimento, c'è una domanda dalla chat che ti chiedono se è ottimizzato bene il gioco per PC, se lo trovi ben giocabile. Ragazzi, o... secondo me sì, anche perché non. Cioè, se non avessi messo il controllo di FPS non è che mi sarei accorto di niente, eh. Allora, certo. Considerate che mo dovrebbe stare sulle 60, dava 55-60. Sì. Quelli stava pure in aperto con la pioggia, quindi dovremmo vedere. Magari mo per capire pure un po' la differenza tra. Teniamolo, dai. Vedi, mo. È strano in realtà perché come vedete fa 60, 50, schizza a 90 ogni tanto. Cioè. Forse una pulitina di stabilità non gli farebbe male. Però secondo me, dato come funziona il gioco, non è assolutamente un problema. Cioè. Poi il PC c'ha qualche annetto. Fatemi cosa il maiale. Siamo su una 1070, un i7, mo il modello ovviamente non me lo ricordo. 16 giga di RAM, quindi secondo me potrebbe girare meglio, insomma, visto quello che deve calcolare. Però comunque non è che sto vedendo problemi. Non sto a qualità massima. Per quanto stavamo, quasi alcune cose alte, altre medie. Sì. Sì, comunque, cioè, ho visto roba più pesante girare meglio, ecco, questo tipo Doom Eternal che è molto più impegnativo, ovviamente. Faceva, diciamo, quando senza cap sbarellava tra gli 80, 90, 110, 120, quindi a seconda dell'aria aperta, chiusa, nemici, però per esempio Doom Eternal i 60 li faceva stabili. Anche di più, certo. Di 60 faceva stabile. Beh, anche un gioco che richiede molto di più, un'ottimizzazione più approfondita. È pure vero che l'ID Tech è un motore fuori di testa perché cioè gira a 60 su PS4 standard. Certo. Cioè non so quel motore come faccia a fare quello che fa. Beh, sono le cose classiche di ID, sì, che fanno appunto questi motoroni pazzeschi, super fluidi, super leggeri soprattutto. Però secondo me è così che si fanno le cose, cioè non è un... Assolutamente. Non è un plus. Poi ovviamente dipende pure che gioco stai a fare, se stai facendo il gioco bidimensionale, narrativo, manco ti interessa. Però se fai un gioco in cui ti devi muovere e menà, innanzitutto devi muovere e menà bene. Certo, e la resa su schermo deve permetterti di poterlo seguire, no, con l'occhio in un modo... Anche la cosa più... la cosa più importante di Doom è quello, cioè... calla.
Comunque sono belle intrigatine le mappe, eh. Lo vedo, adesso che hai alzato la difficoltà è molto decisamente più sfidante. Poi devo andare di là, immagino, dato il... No, ho sbagliato. Ah, vedi, quello pure se gli tiri la bomba fai danni alle prime due trasformazioni, diciamo, ma quelli piccoli no. Questa la levamo perché ogni volta ci moro. Pensa che bello se ero uscito dalla parte sbagliata. Le frecce no, eh? No. Questa struttura a mattoncini mi crea una confusione pure abbastanza importante. Per capire la profondità e la spezialità è esatto. Complicato, sì. Qui io già mi incastro normalmente nei giochi, non mi chiede perché. Posso tenerla prima che esploda o... Sì. Ah beh, vedi, è buona allora. Io me la levavo con paura. Qui c'è un oggetto. Sì, credo che inizi ad esplodere solo quando lo lanci. E potevo tirarla qua, vedi, a fare cose sempre... Devi essere morto perché stavo andando tirato. Eh no, perché vedi che c'è tutta l'armatura. Ma non gli ha fatto proprio niente, non gli ha fatto. Grazie. Tra l'altro devo dire che la mappa così sovrapposta è anche abbastanza contestuale, nel senso che solitamente è una roba che a me darebbe un sacco fastidio, invece qua ha senso. Funziona bene questo. Abbiamo un momento per vedere un attimo se posso livellare cose. Allora, questo... Ah, qua non posso fargli nient'altro? Ah, posso potenziare solo questo? Azza. Perché ti mancano gli slot. Quindi è una roba che ha senso. 13 danni corpo a corpo, 7 danni corpo a corpo. Quindi ha senso soltanto su equipaggiamento di livello alto, praticamente. Sì. Ah, vedi questo qua, guida alleato finito più vicino incluso te stesso. Un secondo tempo di recupero. Qua ci sta 24-35 danni. Però non ci stanno i DPS, non ci stanno. Questo forse no, forse i DPS sono questi, sono. Sì. Credo che sia quell'otto in alto, sì. Là mi convengono le spadine. Questo è buono per curarsi, ma... No. Non mi conviene perché con le spadine questo ci sta meglio. Assolutamente sì, ti conviene avere più velocità d'attacco che non subito di curarti. Poi non mi sono accorto durante la selezione del personaggio perché stavamo anche combattendo con l'aspetto tecnico. Ma io l'ho scelto sull'estetica, ma c'era anche una questione di classi, che tu ti ricordi? Non mi pare. O meglio, non ci ho fatto caso, ma non credo proprio. No, dovrebbe segnalarcelo nell'inventario, dici? Eh sì. Ok, quando fai level up ti cura un due cose. No, vedi, non mi dà la classe. Qua. Questo sarebbe molto buono.
Beh, questo, no? Scatenato, sì. Costa troppo. È una cosa che è vera per tantissime cose. Vedi che ti dà un bel boost. Chi è? Vabbè, sei molto più veloce, sì. Poi già l'arma è veloce di suo, capito? Ah, ma tra l'altro fa anche le stack, perché ho visto che è venuto un per due. Questo non è male. Ok, qui è pulito. Qui ci sta un... No! Dove sta il forziere? Credo che sia sotto. Ah, no, è dentro la casetta. Dentro i muri. Ah. Quindi non so come succedi. Forse è un problema della... No, è... Azzo. Ho preso pure la TNT, dove sta? No. Ma non c'è modo di ruotare la telecamera? No. Mi sa che è fissa. Quel 104 mi sa che era un critico. Ho anche un secchio, sì, di frecce. Oh, questo mi rende molto conto. Ah, qua comunque come ci si arriva? Vuoi arrivare al forziere, suppongo. Questo è un bonus. Bonus per bonus. Uno doveva farla questa battuta prima o poi. È pure lunga sta mappa poi, eh? Sì, abbastanza. Marcava benissimo. Non l'ho sentito perché ho la live giustamente mutata. Ah, il primo boss. Che immagino che quei puntini sulla vita corrispondano a delle fasi. Io non mi preoccupo, però davvero ho tutta sta roba che mi sta a tirare. Tra l'altro adesso che sono viola lì, quei cosilli che si sdoppiano sembrano proprio delle caramelle. Ma questi sono prepotentissimi. Perché ti sputano dei proiettili. Ok, fantesimo di generazione. Tra l'altro ne ciccia fuori mille, o sbaglio? Sì. No, ma pure male sti cosi, capito? Cioè non c'è un... Ho paura che sia una di quelle classiche cose da pensare in cooperativa, tipo ah, tu pulisci i cosi e io mi pulisco sul boss. Abbiamo trovato un punto in cui non mi stanno con me. Ah. È un colpo ogni tanto, però terribile. Ma non mi fanno mi... Okay.
in bellezza. Fatto. Come non gli fa più danno? Ah, ok. Poi il contrario di mietitore, sappiamo entrambi che è mia di mucche, no? Assolutamente. Questo? Perché mi dà di meno 24? Questo invece che è? È un manufatto. Ok. Più una ora, il secondo tempo di recupero. Questo può essere utile per aumentare i danni di questo. Eh sì. Illager's potion supply is no more, and it'll be a long time before the witches recover from this blow. Well done. Intanto vi ricordiamo di iscrivervi per rimanere aggiornati. Stasera io insieme a Claudio, che adesso non c'è, streameremo un gioco indipendente. Ho dato un altro. Che si chiama Blades. Ah, un altro identico, perfetto. Ho detto, vai, il contrario di però Mieti. Con più. Sì, Mieti Mucche. però mi sembra che questo nuovo abbia più, sia più potente dell'altro, perché l'altro va a 4 forse. Dicevo, stasera giocheremo a Blades Revolution, che è un gioco indipendente sulla marijuana, letteralmente. E quindi Twitch, non vogliamo dire alla gente di drogarsi. Non è colpa nostra, è il gioco che parla di quello. Cazzo, questo è buono. Questo è ancora meglio. Molto bella questo pianoforte, tra l'altro. Comunque il costo delle casse aumenta, perché prima era 60 smeraldi. Adesso più di 80. Però prima ne ho comprate tot. Sì, ne comprate due o tre. Tutte costavano 60, quindi credo che aumenti, sì, a seconda del della missione, sì. Voglio fare i pascoli di zucca? Forse questo non è il caso. Cioè qua ci dice che dovremmo essere tipo di livello più alto, mi sa. Sì, no, magari dice che la potenza consigliata è 22, tu sei a 7, quindi insomma forse potrebbe essere complicato. Però quello da 10 possiamo farselo. Ma possiamo provare. Ma la peggio ci menano, eh. Tra l'altro ti indica la difficoltà consigliata, sì, c'è un... Ma quanto è bello lui? Lui che è il boia o il campanaro? Ma sembrerebbe il campanaro. No. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villagers there of the battle to come. You are their only hope. Sono soddisfatto di questo Minecraft Dungeons, devo dire la verità. Sì, mi aspettavo molto peggio. Però... molto interessante. Sì, sì. Anzi, potrebbe essere un gioco giocato da gente più grande di quello che credevo. Sì. Perché mi aspettavo una roba giocata da, appunto, adolescenti o poco meno. E invece probabilmente è un gioco che farà successo più tra i nostri coetanei. Ma si vede che è pensato per avere un certo tipo di livello di sfida, eccetera. Ma si vede che non vuole essere Diablo per bambini. Cioè, forse vuole essere anche quello, ma poi questa cosa che ti rimangono le frecce attaccate per un po' è meravigliosa. Dicevi? No, dico, poi vendo pure il lavoro locale.
pure figo da avercelo, se vengono gli amici per Xbox, capito? Cioè, è una cosa... Ho messo l'arco buono. Sì, hai messo la palestra, la balestra nuova, sì, sì. Spara veloce, ma... Questi, qual è quello che va ammazzato prima, lui? Poi se ti sparano le frecce ti rallenta, tipo. Sì. Qua non ci siamo andati, eh? No. Ma anche questi waypoint che ti devo andare. No, è molto utile. Questo qua mena veramente forte e chiaro, eh. Abbastanza, sì. Anche tanta vita, tra l'altro. Devo anche io essere tipo nel livello più alto. Ma non so se si basa sui livelli o sull'equipaggiamento, credo sull'equipaggiamento, perché diceva 7, tu sei al 6, quindi... Tu diceva il livello, suppongo sia la potenza, sì, esatto, penso sia la potenza dell'equipaggiamento. Un po'. Eh sì, esatto, sì, perché il livello è questo e la potenza è quest'altra. Ah, la schiena! Vedi un po' i commenti, Luca, per favore. Claudio diceva che è incredibile che si riesce a dare freschezza a una formula estetica abusatissima come quella di Minecraft. Effettivamente sì, soprattutto perché alla fine l'unico elemento estetico nuovo è rappresentato dai personaggi, un po' dall'ambientazione e dall'HUD. Tutto il resto, tutti i nemici, sono tutte cose che in Minecraft c'erano già. Quindi molto interessante. Molto interessante. Ah, vedi, si sommano le frecce accelerate? Sì, fa lo stack. Sta roba è importante. Oh, non sono preoccupato, invece non preoccupasse loro. Comunque adesso che hai questa lancia mi sembra che le cose siano più fino a che non... gestibili. Dipende chi becchi, perché alcuni nemici sono... Olè. Mi dispiace, pecorelle. Però voi droppate le mele. Le mele sono buone. Io ormai sto proprio con la mappa fissa, sto... Beh, se ti è comodo... È pure mezzo drammatica sta storia, con gente che muore. Sì, abbastanza. Solo zombie. Villaggi bruciati. Non è vero, sono quadrettosi, però insomma non è che è niente più simpatico. Ma poi quanti zombie, cioè, cos'è successo in sto posto? Che... La lore di Minecraft Dungeon. Comunque sì, questo gioco qua in cooperativa, sia locale che online,
secondo me trova, trova la sua dimensione. Mi ricorda un po'. Mi ricorda un po' come concetto quel gioco Castle Crashers. Tra l'altro chissà se uscirà mai la remastered che avevano annunciato 2 anni fa. Sarebbe figo, sarebbe, eh. Ma pure se li facessero uscire Alien Omid, sarebbe figo, che era un po'. Anche, anche. Resistente pure questo. Questo è buono pure perché c'è un colpo a spazzare. E va. Tesoro, frecce sono buone. Che esagerazione. Io non credo che duro ancora molto, però forse dovrei cominciare a equipaggiare gli oggetti curativi. Che dice? Era questo? Ecco, poi se mi faccio penato non cura tempo fa. Pure mo. Era sono diventato più piccolo. Che è successo? No. Perché mi sono flashato questa cosa che ero diventato più piccolo? Ancora? È sicura sto fatto? Ha degli usi residui, no? È bloccato lui? Cosa? È bloccato. No, stavo leggendo delle cose, scusami. Non mi sentivo più, quindi avevo immaginato fossi caduto. Temuto fossi caduto. No, 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 ci sono, ci sono, ci sono. Mi è abbassato sto elevatoio finalmente. Quante frecce c'ho, tia? Tanti, io! No! Gli mortacci. Questo è molto buono a sapersi. Come si chiamano quelli verdi? Creeper.
Che è sto coso? Si esplode. Usa mucchi. Che ha fatina. L'evocatore lì. Dai però. Da quando sono esistenti gli evocatori? Stai avendo difficoltà, vedo. No, è che ci sta sto stronzo. Sto di stronzo, sì. Vedi che c'ha sta attacco, sì. Una specie di fila di tagliole che è molto difficile da saltare. Sono pure altri 12.000 pupazzetti. No. Mo sei andato all'alberi pizzuti. Vediamo i nostri telespettatori e l'alberi pizzuti sonici presso notoriamente messi nei cimiteri. Assolutamente. Ma qua ci sta una porta che dovrebbe portare da qualche parte. Allora, visto che appunto Luca è concentrato, io vi ricordo, vabbè, l'iscrizione ve l'ho già detto, che stasera io e Claudio siamo in diretta per giocare a Blaze Revolution anche, ma vi preannuncio un po' di robine che troverete sia sui nostri social che sul nostro sito, perché allora innanzitutto abbiamo annunciato oggi un progetto nuovo che si chiama Glitch. Abbiamo messo un teaser. Abbiamo messo un'immagine teaser, appunto il progetto si chiama Glitch, non vi diciamo ancora che cos'è perché ci vorrà ancora del tempo, però state tuned, come direbbero in America, esatto. E nelle prossime ore, confermi diretto Orso, dovrebbe uscire un'intervista, sì, a un game designer importante, giusto? Confermo, sì, confermiamo nelle prossime ore, ok, quindi possiamo anche dire chi, perché il nostro Claudio ha fatto un'intervista a Sam Barlow, di cui oggi è il compleanno, tra l'altro. Auguri Sam, che so che ci stai seguendo, è vero. No, non era il compleanno, scusami, è l'anniversario di Air Story, ho sbagliato, ho fatto confusione tra compleanni, però è sempre il compleanno di qualcosa che lo riguarda. E quindi appunto designer di Air Story e di Telling Lies, a cui Claudio ha fatto un'intervista perché Sam Barlow gentilmente ce l'ha concessa in occasione del Lunaracon, e quindi andate a leggerla perché potrebbero esserci delle cose in esclusiva molto interessanti. Non vi dico niente perché andate a leggere, ma potrebbe esserci qualcosa di succoso. Tu Luca non sai di cosa sto parlando, no, però. Sto seguendo, cioè non so che cosa, perché io qua vengo sempre tenuto all'oscuro di tutto, C'è una roba succosona, mettiamola così. Succosona? Ti fa un po' schifo la parola succosa. No, mi piace, no, molto dal punto di vista fonetico. No, perché mi sa del bava, non lo so. Ah, ok. Ci chiedono se il gioco si porterà dietro dei pregiudizi nella vendita, perché la gente magari pensa: ah, Minecraft è un gioco per bambini, ah, che schifo, non lo compro. Non è in vero. Secondo me è assolutamente probabile, invece. Infatti. Perché, però perché c'è da considerare che Microsoft, tutta questa roba, un po' vuole puntare sui bambini.
che ci sta. Occhio che ti sei lasciato dietro un barile con le... gli smeraldi. Un po' loro hanno quel fortissimo cavallo di Troia che è il Game Pass. Mm-hmm. Quindi, cioè, loro un po' come hanno fatto secondo me anche con Sea of Thieves. Loro hanno lanciato un gioco fondamentalmente gratuito. Hanno fatto quel tanto che bastava di marketing. Sta là, è gratis. Cioè, certo. Cioè, provalo, poi ne parliamo, certo. Capito? Perché cioè, la questione più importante, normalmente in questi casi, ma sempre quando si tratta di vendere un prodotto, in realtà, è spingere le persone a mettersi le mani in tasca. Il loro programma è esattamente quello di non farti mettere le mani in tasca, cioè di vabbè, oh, ce l'ho là, non c'ho niente da fare oggi, magari ci provo 10 minuti. Certo. Secondo me è anche così che Sea of Thieves ha avuto successo, perché io non mi ricordo tutto questo hype, tutto questo momento prima che il gioco uscisse, anche perché Rare non è che stesse tirando fuori proprio mine. Dovete, se ci dimentichiamo di Nuts and Balls. Chiaro. Ho fatto dire chiaro rispetto a... Quindi... Ma allora, in realtà volevo appunto agganciarmi a Nuts and Balls dicendo che no, non è assolutamente una cosa bella. E niente. Niente. Ti va male che in questo momento sto cercando di capire delle cose di lavoro con un collega, quindi sono un attimo preso, però... Esatto. Però secondo me il loro piano d'attacco è quello, cioè mettertelo lì e farti dirti vabbè, oh, giocaci, tanto non lo paghi. E comunque la roba gratis, soprattutto se è coop, secondo me ha un ulteriore valore aggiunto, perché soprattutto se ha tipo il couch coop locale, perché se tu dici vabbè, tipo io non saprei con chi giocare a Sea of Thieves, quindi non c'ha questo grande sprone. Mentre un gioco che posso giocare sul divano, se c'ho un Xbox attaccato in salotto, magari viene gente a cena, faccio, oh, vabbè, ma scarichiamo un po' sti 2 giga de... Cioè, attacchiamolo che magari stiamo sul divano e ci facciamo due risate, cioè. Quindi questo secondo me è esattamente il modo in cui vogliono venderlo, secondo me è stra efficace, perché io che non sono un fan di Minecraft, eccetera, è esattamente il motivo per cui mi potrei trovare a scaricarlo molto più. Certo, che poi come diceva Claudio, non è detto per forza che l'impostazione di prodotto per l'infanzia sia necessariamente un valore negativo. No, è chiaro, assolutamente non è un valore negativo, cioè magari per un certo tipo di pubblico, e poi in realtà per quel tipo di pubblico più piccolo, perché normalmente la percezione di un gioco per bambini è percepita più tra i bambini che tra gli adulti, e ve lo dico, no? Perché certo, pure da bambino ragionavo molto più su questo di quanto lo faccio adesso, ma conferma di questo. Sì, ah, questo è un gioco per bambini, quindi non lo gioco, perché io che sono un vero bambino, esatto, grande di 12 anni, non voglio giocare a quello che giocano i bambini di 8, cioè. Però è tipo l'utenza Nintendo che normalmente è percepita come quella più infantile, e quella che in realtà ha un'età media molto più alta. Più alta, certo. E comunque l'idea di Nintendo è sempre quella di fare prodotti iper scalabili, che tu puoi, media poi ovviamente, dove tu puoi giocarci a qualsiasi età. Infatti giocare a Mario Odyssey ad esempio, lo potete giocare, no, questo già rompeva le palle quando era normale, mo con tutta sta bara da vita, sai che è? Mario Odyssey può essere finito in una stupidaggine, può essere approfondito e diventa una roba fuori di testa. Certo. Niente raga, mi sa che ho fatto game over, è vero che comunque volevamo chiudere questa diretta adesso a fine livello, quindi proprio così, io devo proprio ricominciare. Ah, tutto da capo, perfetto. Però è una cosa molto figa in realtà. Beh, molto, vero, l'abbiamo molto, pure messo a giocare a una difficoltà un po' più alta di quella che... Che ti consigliava, certo. Tra l'altro vedi, qua ci stanno. Una volta concluso il gioco a difficoltà normale, Ah, ti sblocca delle, esatto, altre cose. Oltre alle difficoltà già divise per cose di avventura, nemici sono difficili, nuovi incantesimi, ricompense migliori, nuovi manufatti, apocalisse, molti nemici. Quindi cioè, ti cambia proprio il tipo di nemici, i pattern, le ricompense. Cioè una roba che non so poi. Sì, sì,
Rigiocabilità molto alta, E certo. secondo me mi pare di capire che i livelli hanno una struttura procedurale. Ora la provo un attimo per vedere. Ovviamente in questo modo avrebbe ancora più senso perché il livello è procedurale, eccetera. Ti diventa una roba che sono anche molto grossi poi questi livelli, eh. Sì. Cioè, sono veramente grandi. Alla fine abbiamo fatto tre livelli compreso il tutorial in un'ora e In un'ora 40. e mezzo. Sì, sì, Questa parte sì, sì. qua mi pare uguale a prima. Sì, ho idea che invece siano forse autogenerati. No, è fisso, perché sono gli stessi mostri. Però mi sembra che era diversa la mappa, eh. Dici, prova ad aprirla proprio. Diversa, si proseguiva della prima. Sì, era diversa. Sì, era diversa. Pure stato tutto, io mica ma ricordo È sta cosa, eh. interessante. Tu te la ricordi Sì, questa cosa perché qua? prima molto di più i tizi con l'ascia, adesso ce n'è uno solo. Poi la mappa non era fatta Non così. c'era Sì, sì, sì. questa nave volante, non c'era. Non c'era la nave volante. Sì, sì. Quindi sì. Ah, figo. Ce n'è Super comunque. rigidabile. Bello, bello. Orbene. Dove è stata qua? No, vedi, sono soltanto estetici, non. Ah, ok. Crea un clone, Tra cambia. l'altro, peccato che non ci sia possibilità di personalizzarlo da zero. Ah, può darsi, noi prima siamo andati diretti lanciati in partita, non abbiamo visto. Bene, Bene. quindi abbiamo avuto un assaggio di Minecraft Dungeons. Il gioco sembra molto interessante. Sembra assolutamente una cosa divertente. Che appunto secondo me ne guadagnerà un botto dalle partite in casa la sera. Anche perché cosa che molti chiedono e pochissimi giochi fanno, quella Esatto. della coop locale, che a me sinceramente non cambia niente, però in tantissimi sentono la mancanza della coop E a locale. me un po' quelle rare volte che faccio venire persone a casa la sera perché poi devo pulire, non me va. E un po' mi manca e soprattutto, cioè Diablo fa questa cosa, ma Diablo ha un livello di complessità, ma anche di narrativa, perché comunque la parte iniziale te parlano, ti devi imparare diverse cose, mentre questo hai visto ha tre slot per le skill e arma da mischia, arma da distanza, armatura, fine, non devi fare niente, tatta, entri in partita e giochi. E questo fa tanto secondo me per un gioco di questo tipo, perché tu ti metti a giocare una sera con altre tre persone, gli devi spiegare Diablo da zero, giochi un'ora e mezza dopo, capito? Mentre così non c'è nulla da Certo. capire, è super super veloce, è anche molto leggibile, cioè veramente tanti dettagli che secondo me rendono un gioco veramente super efficace per fare partite così in volata. E comunque poi le mappe appunto hanno quel grado di complessità e di lunghezza che pure se te ne fai una, secondo me te ne fai una, cioè hai giocato comunque. Non è che. Chiaro. Non è neanche. Cioè, è molto veloce da entrare, ma non è manco troppo mordi e fuggi. Scala molto anche su questo. Quindi, secondo me può essere una roba molto figa. Poi vedremo se la community lo appoggerà. Perché Assolutamente. alla fine è sempre quello. Bene, bene. Grazie Perfetto. per l'ascolto. Ci risentiamo tra 6 Yes. ore, no meno. Sono le 4. 5 Tra ore. 5 ore. Iscrivetevi a tutti i Ci nostri saremo io e canali, Claudio. così vi arrivano Esatto, notifiche. esatto. Andate a guardare su Facebook quel mini teaser di cui vi ho parlato. E niente, ci risentiamo a Good night. brevissimo. Grazie ragazzi. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Baciotti.